con oggi facciamo un grande passo in avanti per la città, grazie all'impegno di tutti. Il silos grande, quello che svettava sopra questi cancelli, che era visibile da tutto Borgo Ferrovia e da buona parte della città, adesso non c'è più. La bestia è stata abbattuta, se mi permettete questo parallelismo. Sono chiaramente molto emozionato e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alacremente a questo progetto con grande dedizione, affrontando una serie di difficoltà, a partire dal responsabile del progetto, dall'architetto Michelangelo Sullo, dall'architetto Correca, da tutti i tecnici, gli operai della ditta PMT Ecologia e dell'altra ditta che le sta dando una mano. Vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco Paolo Foti, che può essere ricordato, l'ho detto già in altre occasioni, come il sindaco che ha bonificato Isochimica. Ma ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno seguito questa vicenda, coloro che un po' meno un po' più distratti nel passato adesso hanno trovato occasione per rimediare a queste distrazioni, e vorrei ringraziare veramente tutti. Non l'ho fatto in passato, ma oggi mi sento di farlo. Vorrei ringraziare anche il Procuratore della Repubblica, che ha portato una nuova coscienza civica a questa città, ha imposto una nuova coscienza civica a questa città. Il prossimo passo è smaltire il silos. Con lo smaltimento del silos, che avverrà nei prossimi giorni, chiuderemo questo appalto da 1,5 milioni di euro. Euro più, euro meno, a seguito del ribasso, e a settembre inizieremo con la progettazione definitiva della grande bonifica superficiale di quest'area, che prevede l'abbattimento dei capannoni e lo smaltimento, il recupero di tutti i cubi e la loro messa appunto a smaltimento alla discarica, discarica autorizzata. Il progetto preliminare è stato già approvato dalla Giunta, ho proposto alla Giunta a gennaio di quest'anno l'approvazione del progetto preliminare per la grande bonifica, è stato finanziato da fondi regionali e nazionali, per quindi è anche l'occasione per ringraziare il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dell'epoca e quello attuale per l'attenzione dimostrata a questo nostro grande problema, che diventerà e sta per diventare una grande risorsa per questa città. Dall'ARPAC non abbiamo ottenuto una risposta che sia chiara e soddisfacente, per cui noi ci avviamo a settembre ad attivare l'ufficio di progettazione insieme all'Istituto Superiore di Sanità e insieme al CUGRI, che è l'organismo universitario che si occupa dei grandi rischi. Ad oggi abbiamo compiuto un grande passo in avanti. Quelle che erano le strutture più pericolose, perché i cubi sono quelli più pericolosi, sono stati portati via, i silos erano in condizioni precarie di sicurezza, per cui chiaramente con il tempo la loro condizione di sicurezza andava sempre via via degradandosi, sono stati rimossi, quindi le condizioni di sicurezza sono state ristabilite nella maniera più pregnante possibile. Ora c'è il problema della bonifica, di portare a nuova vita quest'area. Questo, come ho detto, prenderà il via da settembre con il progetto definitivo. Già appena avremo redatto il progetto definitivo attiveremo, è intenzione di attivare il lotto relativo alla messa a discarica di tutti i cubi che stanno all'interno di Isochimica, quindi opereremo immediatamente portando a discarica tutti i cubi e poi successivamente realizzando l'abbattimento degli edifici che stanno qui in quest'area e quindi poi la messa a discarica. E poi chiaramente ci sarà da pensare a quello che sarà il destino dell'ARPAC, ma non tocca a questo assessore, che già viene accusato spesso di fare cose che non toccano a lui. Quando è venuto giù è stato emozionante, perché abbiamo lavorato alacremente. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con queste temperature. Vederlo scendere così è stato come, non voglio equipararlo, diciamo, è per noi come è stato un figlio in questi giorni, perché ci abbiamo lavorato a contatto. È stato come nascere un bambino, emozionante. Oggi è stato molto emozionante per noi. Silos verrà tagliato in 5 parti e verrà portato alla discarica, molto probabilmente la stessa discarica dove stiamo già portando i cubi, che è la discarica Barricalla, vicino Torino. E, oltre al silos, noi in questo periodo abbiamo anche portato altri 15 cubi,
e dobbiamo anche portare, diciamo, tutte quante le attrezzature e gli impianti di aspirazione che sono ancora depositati nel sito di deposito temporaneo dei rifiuti, che dovranno andare anche questi a discarica presso lo stesso impianto di smaltimento. Un lavoro non facile, quello di oggi, come diceva l'architetto Sul, è stata la parte più difficile, quella di tagliare e calare un silos che tra l'altro il cui peso era maggiore e di molto, insomma, rispetto a quello che era stato preventivato da bando di gara. Sì, un lavoro molto, molto particolare e, diciamo, ci siamo impegnati, come ho sempre detto dall'inizio, nel farlo nel migliore dei modi, soprattutto quello che abbiamo sempre, ho sempre detto, ecco, anche con la società che ha collaborato con noi, che è la Verecologia, di farlo nella maggior sicurezza possibile.